Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. È molto grave che tu abbia perso tempo con questa pazzia di salire su un palcoscenico. Per di più mi hai ingannato. Come potevi pensare di farla franca? Rispondimi. Io... Chi ti ha montato la testa? Quello nuovo, il professor Keating? No, nessuno mi... Ti ho fatto una sorpresa. Ho il massimo dei voti in tutte le Credevi materie. Credevi davvero che non l'avrei scoperto? Oh, la mia lei recita insieme al suo ragazzo, ha detto la signora Marx. No, dico io. Lei si sbaglia, mio figlio non recita affatto. Mi hai fatto diventare bugiardo. Tu domani vai da quelli e gli dici che lasci la compagnia. No, non la lascio. Io ho la parte principale. La prima è domani sera. E anche se il mondo dovesse finire domani sera, tu hai chiuso con quella commedia. Sono stato chiaro? Sono stato chiaro? Sì, signore. Spider-Man è un criminale, ecco chi è. Un mercenario, un pericolo pubblico. Che cosa ci fa sulla mia prima pagina? Fa notizia. Ha salvato 6 persone da quel vagone della metro. Sì, magari ha provocato l'incidente. È un eroe. E perché porta una maschera? Cos'ha da nascondere? Abbiamo esaurito 4 ristampe. Esaurito? Tutte le copie. Domattina Spider-Man pagina 1, con una foto decente. Passa Conways a pagina 7. Escluso pagina 7. Mettilo a pagina 8, sconto 10%. Fuori! Il problema è che non ce l'abbiamo una foto decente. Eddie ci sta provando da settimane, si riesce appena a intravederlo. Oh, è pure timido. Riusciamo ad avere una foto di Julia Roberts in tanga e non rimediamo una foto di questo essere? Metti un annuncio in prima pagina. Premio in denaro per una foto di Spider-Man. Non vuole essere famoso? Ma io lo faccio diventare famigerato! Non volevo che andasse a finire così. Vedi, Vivaldi ha fatto un patto con Torelli, ma è tutta una finzione. Lui lo annienterà. Così, se lo lascerò fare, lui in cambio mi darà una percentuale sui profitti. Sarò ricco, Jack. E tu sarai morto. Re Robert è morto. Ti ho cercata, Daenerys, nata dalla tempesta, per chiedere il tuo perdono. Avevo giurato di proteggere la tua famiglia, ma ho fallito. Sono Barry Stanselmi. Fui una guardia reale di tuo padre. Concedimi di unirmi alla tua guardia della regina e giuro che non ti deluderò. Quello che mi dà un po' da pensare è il fatto che un giorno, se i ribelli vincono, tutto ciò possa finire. E se sta succedendo, la colpa è tua! Stavi per uccidere Quaid e invece te lo lasci scappare! È stato aiutato da qualcuno dei nostri. Sì, questo lo so. Pensavo... Chi ti ha detto di pensare? Non ti do sufficienti informazioni, non sei in grado di farlo. Tu devi fare soltanto quello che ti si dice. Sì, signore. Allora, mettiamoci al lavoro. Siamo in una situazione difficile. Quato vuole quello che c'è nella testa di Quaid. E potrebbe anche ottenerlo, perché dicono che è telepatico. E io ho un piano per prevenire tutto questo. Ti ritieni in grado di eseguirlo? Sì, signore. Bene, se no ti cancello per l'eternità. Smithers, ti rendi conto che se fossi morto non ci sarebbe nessuno ad occuparsi del mio patrimonio? La mia agenda frenetica e la mia sessualità letargica non mi hanno fatto generare un erede. Ora io non ho nessuno a cui lasciare la mia enorme fortuna. Nessuno. Tu, Smithers? Oh no, amico caro, a te ho riservato un premio ancor più ambito. Quando passerò oltre, sarai sepolto vivo con me. Che bello. Signor Presidente, ho l'impressione che qui si stia andando alla deriva. Dobbiamo reimpostare il gioco e giocare d'attacco. Dobbiamo riprenderci la palla. Ora tutti noi sappiamo che lei è pulito, giusto? Allora infiliamoci tutti i guanti e mettiamoci a fare le pulizie. Le pulizie? Io non ho mai suggerito che un branco di imbecilli penetrasse nello studio di uno psichiatra. Non ha importanza, Henry. Signore, ripeto che non ho niente a che fare con questo e respingo l'insinuazione. Respingi quello che ti pare. Ma ci sei dentro quanto tutti noi. Il tuo culo resta qui, Henry. Ed è sulla graticola a bruciarsi con tutti gli altri. Signore. Sì? Ci sono momenti in cui persino un presidente rischia di esagerare.
più ci avviciniamo a quell'atmosfera con un unico sole, un sole giallo, e più aumenta la nostra densità molecolare, dandoci poteri illimitati. Provengono da laggiù, un posto chiamato Houston. E noi andremo là, a governarlo. Finalmente avremo un nostro regno. Ci troviamo davanti a una crisi senza precedenti. Mi chiami il presidente. È lei il presidente? Bene, allora so già tutto. Penso che lei debba apparire in TV e convincere la popolazione che non esistono assolutamente gli UFO. Non mi innervosisca con questo cazzo di spelling. Alieni, signore, che non esistono assolutamente gli UFO. Per me esistono. Un anno fa un UFO si è schiantato nel New Mexico. Potrebbe essere stato recuperato un cadavere. C'è stato uno spiacevole equivoco. Era il giorno del ringraziamento e il cadavere è stato mandato giù in cucina. Gli hanno ficcato il ripieno nel culo e ce lo siamo mangiato alla cena di Stato. Poi non l'ho più rivisto. No, cancella. Ci hanno fatto dei panini il giorno dopo. Tu credi che io non valuti le conseguenze ogni volta che vi mando lassù con le bombe attaccate al culo? Non ho dubbi, signore. Ho dedicato tutta la mia vita a valutare le conseguenze. E non rischierò di mandare in azione quel coso prima che sia a punto. Ben, ci basta solo ripetere il successo di questa missione. E il progetto uscirà dalla fucina e prenderà il volo. Posso contare su di te? Completamente, signore. Molto bene. Vi mando in licenza per qualche giorno, ve lo siete meritato. In Thailandia, magari. Stryker, ora ascolta e ascolta bene. Non c'è differenza tra un aereo e una bicicletta. Ma c'è differenza tra una bicicletta e un aereo. Ma per te non fa alcuna differenza perché non sai andare in bicicletta. Se atterri te lo insegnerò. Ok, ora devi disinnescare il pilota automatico. Ma sta attento, non fare manovre brusche come si faceva sui caccia, capito? D'accordo, Kramer, disinnesco il pilota automatico. So che la situazione è piuttosto difficile per voi lassù. Ma se tu farai ciò che dico da qua giù... Non c'è ragione di preoccuparsi. Ora sei lassù, ma tra poco sarai qua giù. Hai tutte le probabilità di uscirne vivo e tutto di un pezzo. Hai mai dovuto uccidere un bambino? Sì. Ok, muoviamoci. Che vuoi dire con ok? Che significa ok? Hai mai dovuto uccidere un bambino? Hai mai dovuto uccidere un bambino vietnamita? Che cazzo ne sai di quello che ho fatto? Già, non credo proprio. Tu dici cazzate, sei un sacco di merda. Non io, tu! Non dire stronzate, tu non hai mai ucciso un bambino. Tu non hai mai dovuto uccidere un bambino perché non hai messo l'anima in quella fottuta guerra. Tu non hai rischiato l'anima, amico! Cosa ne sai? Perché no, cazzo? Cos'hai da nascondere? Cos'è? Sei meglio di tutti gli altri? Cos'è? Sei un eroe? È questo che sei, per caso? Sì, hai avuto un mucchio di fottute medaglie, ma in fondo sei un sacco di merda! Tu non hai mai combattuto quella guerra! Tu non c'eri neanche là!